Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, questa è Notizia Flash provinciale del 18 aprile curate dalla nostra redazione. Barra Franca, i militari della stazione dei Carabinieri hanno tratto in arresto nel primo pomeriggio del 16 aprile l'83enne Salvatore Siciliano per il reato di tentato omicidio in danno della ex moglie, la 75enne Innocenza Leanza. L'uomo si recava presso l'abitazione della moglie, con la quale aveva da tempo dei dissapori, a causa della divisione dei beni patrimoniali e la accoltellava più volte procurandole 11 ferite in diverse parti del corpo. La donna veniva immediatamente ricoverata ed operata d'urgenza all'ospedale di Mazzarino e trasferita successivamente al Sant'Elia di Caltanissetta per ulteriori operazioni. L'anziano veniva arrestato e portato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Barra Franca, intorno alle 15 del 16 aprile, due malviventi a volto scoperto, un uomo ed una donna con accento catanese, hanno rapinato uno sportello del Banco Popolare Siciliano in via Generale Cannata, asportando circa 7.000 euro in contanti. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Barra Franca, del nucleo operativo della compagnia di Piazza Armina e del reparto operativo del comando provinciale di Enna, per effettuare sopralluoghi e rilievi ed avviare le indagini per identificare gli autori della rapina. Nicosia, una notizia che era nell'aria già da qualche tempo: dopo la costituzione del terzo polo appoggiato da Forza Italia e da un gruppo politico che fa capo all'ex vice sindaco Carmelo Amoruso, è stata sciolta la riserva per la candidatura alla poltrona di primo cittadino, il candidato dell'avvocato Filippo Giacobbe. Diventa a tre la corsa verso la carica di sindaco dopo Luigi Bonelli, appoggiato da tre liste civiche, Renato Mancuso, appoggiato da due partite e da due liste civiche. Politicamente la sua area di appartenenza è di destra, ha fatto parte dell'Alleanza Nazionale, confluito poi nel Popolo delle Libertà e successivamente in Forza Italia, dove è divenuto uno degli esponenti di punta della provincia, coordinatore dell'area nord dell'Ennese. Attualmente le liste che lo appoggiano per la scalata alla carica di primo cittadino sono due, ma l'intendimento principale di questa coalizione è ridurla ad una lista coesa e forte. Filippo Giacobbe sarà anche candidato per il Consiglio Comunale. Nicosia, il Tribunale di Enna ha confermato la sentenza di assoluzione poiché il fatto non sussiste, emessa dal giudice di pace di Nicosia il 23 aprile 2013, appellata dalla parte civile Francesco Gallina, che aveva assolto il manager della società Aerochetto Antonio Artimagnella, difeso dall'avvocato Salvatore Timpanaro, dall'accusa di deviazione delle acque piovane e modifica dello stato dei luoghi e delle proprietà altrui. La parte civile, che reclamava danni per 100.000 euro, aveva appellato la sentenza chiedendo che fosse riformata una condanna a risarcimento dei danni per oltre 80.000 euro. Il tribunale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del procedimento ed in favore degli imputati. Il complesso contenzioso, che ha visto contrapposti la società Aerochetto e i suoi manager da una parte, il Gallina ed altri proprietari di terreni siti in contrada Giunchetto dall'altra parte, si è sempre risolto in favore della società svizzera, difesa dall'avvocato Timpanaro. Anche le cause civili e i procedimenti possessori fin qui definiti hanno visto i soccombenti i proprietari dei terreni. Tutte le sentenze penali sono state di assoluzione. Troina, prorogata fino al 30 aprile prossimo il termine per la presentazione delle domande per ottenere dal Comune i finanziamenti per l'anno 2015. Lo prevede il nuovo regolamento per la concessione di contributi alle associazioni di volontariato sportive e altri enti senza finalità di lucro, approvato dal Consiglio Comunale per far fronte alle inadeguatezze di quelli esistenti. La finalità di questo regolamento, ha spiegato l'assessore tributi Fabio Siciliano, è quella di migliorare la trasparenza e l'imparzialità nella concessione dei contributi alle associazioni, visto che nel corso degli anni sono diventate purtroppo strumento di proselitismo e propaganda politica. Numerose sono nate e morte con l'elezione di un'amministrazione e di un sindaco, mentre ce ne sono tante altre che lavorano tutti i giorni, molto spesso in silenzio, indipendentemente da chi amministra il potere locale. Occorre quindi evitare le distorsioni che possono derivare da questo strumento e stabilire delle regole uguali per tutti. Il nuovo regolamento ripristina innanzitutto una qualificazione delle associazioni mediante la pubblicazione di un albo con sezioni tematiche: solidarietà sociale, sociosanitaria, socioculturale ed educativa ambientale, promozione dei diritti civili e della persona, sport e promozione di feste religiose, manifestazioni locali e tradizioni del territorio. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione di Notizie Flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.